Due considerazioni. La prima, si chiede al parlamentare della città da più parti un gesto di responsabilità verso la nostra comunità e verso il centro-sinistra. Io sono abituato a fare così in politica, a fare una riflessione profonda, e la mia riflessione profonda mi ha portato a considerare che se si continua sulla linea della continuità amministrativa con quello che è stato il centro-sinistra fino ad oggi, si va a sbattere nel conformismo e anche nella sconfitta elettorale. Io faccio un gesto di responsabilità verso il centro-sinistra e lo faccio con grande gratuità, non mi interessa poco, perdere lo scranno di parlamentare. È un gesto politico, è un gesto profondamente politico che io rivolgo a tutto il centro-sinistra, perché bisogna cambiare. Questa comunità ha bisogno di cambiamento profondo e di grande cura, quella che non c'è stata fino adesso. Io spero che questi due concetti passino. Io penso a un centro-sinistra largo, perché moltissime delle forze migliori che possono fare riferimento al centro-sinistra non sono nei partiti, sono fuori dai partiti. Io spero e penso che sia arrivato il tempo che molte di queste forze che da fuori i partiti osservano questa città dolente vogliano fare un passo di responsabilità. Non c'è nessun ultimatum, c'è una candidatura in campo che viene dalla sinistra, ma che parla a tutta la città, perché ovviamente io qui sono stato eletto e mi sento il rappresentante di questa comunità, spero di esserne degno, e quindi non è un atto ostile, è una disponibilità che io ritengo importante, perché va nel solco del rinnovamento e va nel solco del cambiamento. È una sfida, spero che si possa cogliere.